Ragazzi, sapete, guardavo le foto dei vostri cosplay e pensavo a... Ah, come sto bene vestita da Jaina di Warcraft? Ma no, sicuramente stava pensando a come sono possente col mio cosplay di Nidalee di LoL. In realtà... Ma ragazze, insomma, fatelo parlare. Magari stava semplicemente chiedendosi come ho fatto ad essere così versatile a interpretare sia il valoroso Achille e sia l'oscuro e omosessualmente interessante Lestat. Non proprio, come ragazzi. Siete egocentrici voi cosplayer, magari voleva parlare di altro, tipo di come sto bene col mio costume di Deadpool. Ma allora, ragazzi, francamente... Stavo semplicemente dicendo che vorrei anche io fare cosplay con voi. Ah, ma dai. E sentiamo, che personaggio vorresti fare? Ah, non lo so ancora, però mi piacerebbe dedicarmi ad un hobby come il vostro, così spensierato, dove non albergano litigi, invidie, flame. Ma che film vivi? Brian, sei esilarante. Ma Brian, ma non lo sai, queste sono peggio delle bestie. Cioè? Dai Brian, poi ti spiego. Adesso iniziamo con Crossover. Arriva nelle sale l'ultimo capolavoro targato Walt Disney, con una nuova interpretazione di un grande classico, lo Schiaccianoci e i Quattro Regni. Finalmente facciamo luce su questo importante fenomeno che impazza nel mondo nerd, il cosplay. Ma esploriamo anche un altro fenomeno social che sembra dominare Instagram, e specialmente il mio feed, con le sue ammiccanti modelle alternative, le Suicide Girls. E infine diamo un'occhiata all'informazione alternativa, nel TG più controcorrente che c'è, il Raffo News. Quindi mettiamoci comodi e cominciamo con Crossover, Universo Nerd. Let's go! Ragazzi, ma se vi dicessi Walt Disney? Gli Avengers? No, Dave, credo si stia parlando di fiabe. Gli Avengers sono una fiaba! Parliamo degli Avengers! Piantatela, non parliamo degli Avengers! Oh, ragazzi, sveglia! Walt Disney, principesse Disney! Oddio, le principesse Disney, vero? Non sono le principesse Disney! Aspetta, sì, una principessa c'è. Infatti si parla dello Schiaccianoci e i Quattro Regni. Lo Schiaccianoci torna al cinema in una nuova veste e lo fa, non a caso, nel giorno di Halloween. La storia che tutti conoscono svela, infatti, il suo lato oscuro. Ma nel Quarto Regno sono cominciati i nostri problemi. Il nuovo film, Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni, interpretato da un cast stellare composto da Keira Knightley, Morgan Freeman, Helen Mirren e Matthew McFadyen, affonda le sue radici nel racconto originale di Hoffman, per poi amalgamarsi alla sceneggiatura del balletto di Tchaikovsky e ancora alla versione più soft della storia di Alexandre Dumas padre. Ricorda, Clara, niente è come sembra. Al centro della narrazione Mackenzie Foy, nei panni di Clara, una quattordicenne che si ritrova con un dono prezioso dalla madre scomparsa. Un carry-on che contiene tutto ciò di cui ha bisogno. Sarà un filo d'oro a condurla alla chiave che aprirà lo scrigno. Ma non sarà affatto semplice. Come una moderna Alice nel Paese delle Meraviglie, la nostra principessa attraverserà la terra dei fiocchi di neve, la terra dei fiori e la terra dei dolci. Ma la vera sfida arriverà alla fine, quando si troverà di fronte al Quarto Regno. Lì dovrà combattere contro la Madre Cicogna per recuperare la chiave e riportare l'armonia nell'altro mondo. Non lo sai che è pericoloso qui? Un viaggio tra soldati, fate, topi e sovrani di regni immaginari. Lo Schiaccianoci vi farà sognare, vi riempirà il cuore di cristalli di magia, ma a un certo punto vi farà sobbalzare. Non dimenticate, niente è come sembra. Sono solo le leggi della fisica. Queste leggi funzionano sempre? Da quanto ne so. Pronta? Via! Ragazzi, ma tecnicamente come fate a fare i cosplay in modo così fedele? Cioè, vi trasformate? Effettivamente si fa fatica a riconoscervi. Beh, c'è una bella ricerca dei colori giusti, dei tessuti, delle parrucche, delle vernici, delle lenti a contatto. C'è chi si fa tutto da zero, lavorandoci giorno e notte con le tecniche più disparate, finendo magari come la sottoscritta col costume pronto ma la salute distrutta. E devi interpretare al meglio il tuo personaggio, sentirtelo tuo, perché ricordiamocelo, il cosplay non è soltanto indossare un costume. Insomma, un hobby complesso nato, pensate, all'alba della Seconda Guerra Mondiale. Un giorno le parole inglesi costume e play si unirono e nacque il cosplay,
un movimento variegato che affonda le sue radici negli Stati Uniti. Primo costume avvistato nel 1939. Era ispirato al film di fantascienza La vita futura. Bisogna aspettare qualche decennio però perché il fenomeno prenda consistenza. È la fine degli anni 70 quando gli Stati Uniti fanno da serbatoio di ispirazione al Sol Levante. Il Giappone prende spunto dagli appassionati vestiti a tema Star Trek e crea qualcosa di nuovo, di più grande. Il battesimo del cosplay in terra nipponica coincide con la messa in onda di Gundam e Lamu. I fan si ritrovano alla stazione di Shinjuku con addosso i costumi dei loro eroi. È un flash mob avanguardista di un fenomeno che di lì a una decina d'anni avrebbe conquistato il mondo. Ed è Neon Genesis Evangelion, a metà degli anni 90, a consacrare il cosplay come fenomeno universale, oltre che a rivitalizzare l'industria dell'animazione giapponese. In Europa spuntano ovunque eventi dedicati, mentre altri, come Lucca Comics and Games, vedono una progressiva invasione di cosplayer. Oggi il cosplay è in continua espansione e fa sognare migliaia di persone, professionisti o semplici appassionati, che tengono vivo il bambino che alberga in loro. Ma sai che non abbiamo mai approfondito l'origine del tuo nome? Vero, sappiamo che Ultima è un ricorrente mostro della saga Final Fantasy, ma Suicide... Che non è il cognome, giusto? Ma dai, Suicide perché sono una Suicide Girl. Tra l'altro a breve dovrebbe arrivare anche una mia collega, un'amica. Ma sarà lei? Avanti! Ciao! Ragazzi, vi presento la più popolare Suicide Girl italiana, Riae! Ciao! Benvenuta, Riae! E prima di cominciare so che vuoi mostrarci qualcosa, vero? Cosa? Non è quello che stai pensando tu, Brian. O forse sì. Ecco a voi un assaggio del nostro magico mondo. Capelli colorati, tatuaggi, piercing, pelle bianchissima e ancora tatuaggi. Le Suicide Girls sono un concentrato di erotismo, ribellione e pose provocanti. Le ragazze vere sono più sexy. Parola di Missy Suicide, che nel 2001 creò la prima community di ragazze alternative, bellezze contemporanee, che in un attimo si è trasformata in un fenomeno internazionale. Suicide Girl è un sito che racchiude diversi tipi di bellezze, quindi che siano alternative, non alternative, ragazze normali, ragazze con i capelli colorati, tatuaggi, piercing, ma anche le ragazze alla porta accanto, quindi acqua e sapone, normalissimo. Per diventare Suicide devi seguire un iter, quindi il primo è ovviamente andare sul sito www.suicidegirl.com e compilare un modulo, dopodiché fare un servizio fotografico e sperare di essere prese. Nei nostri set scegliamo tutto noi, outfit, pose, la location, il tema, abbiamo anche la parte cosplay, quindi ogni ragazza magari decide di fare il personaggio che più le piace. Il fenomeno delle Suicide Girls ha catturato dapprima gli americani, per poi approdare in Italia dove ha sviluppato una fanbase di tutto rispetto, soprattutto sui social. Così anche le nostre Suicide Girls sono diventate famose e si sono guadagnate collaborazioni importanti. Oltre a essere una Suicide Girl, ho fatto anche diverse cose che stanno al di fuori di quello che è internet e il sito, quindi ho fatto diverse campagne pubblicitarie, video musicali e un sacco di altre cose che comunque non sono per forza legate al mondo dell'alternative, e il fatto che poi la gente mi riconosca per strada mi piace un sacco, mi diverte. Niente male per un fenomeno capace di entrare in concorrenza col mondo patinato delle modelle classiche, ancora legato a rigide regole di stile e di forme. Riae, meravigliosa Riae, io ho una domanda. Mi pare di aver capito che i set li proponete voi, giusto? Esatto, quindi sì. Li ideate anche voi. Esatto. Da cosa trae ispirazione? Ma in realtà non ho... mi metto quello che capita, sì? E mi inizio a scattare. Vengo sì, fuori sì. Delle cose meravigliose lo stesso. Botta di alla cuore. Fine. È tutta fortuna. Prima Bip. Cosa che trovi nell'armadio e ci fai Eh sì, tanto il mio armadio è praticamente solamente lingerie, quindi
Vabbè, a posto. Davvero? Sì. Ma per l'inverno cosa facciamo? Nel senso? Liceri di pelo. Perfetto. Liceri di pelo, mamma mia, ragazzi. Che poi, Riae, ultima ci raccontava anche un po' del vostro lavoro, di questa vostra passione. Il contatto che c'è con i vostri fan, perché comunque c'è questa community che segue poi il sito. Com'è? Come ci si interfaccia con loro? Ma la maggior parte delle persone sono ovviamente carine e gentili, poi ci sono gli stalker, ci sono le persone un po' creepy, però di base però di base sono tutti abbastanza gentili. Ma si crea un'amicizia anche con alcuni, si chatta? Allora, nel sito non è come Facebook, quindi Facebook o Instagram, quindi abbiamo più possibilità di parlare con i member. I member sono quelli che pagano per vederci chiaro, nude. Chiaro, è fatto bene a specificarlo perché... ci sono dei forum in cui noi conversiamo con i member. Ok, o tra di noi. Questo rapporto. Ma sì, c'è diciamo una similitudine con le idol giapponesi? Perché le idol giapponesi hanno dei piccoli fan club che comunque le supportano e quant'altro. È una cosa analoga, se vogliamo. Sì, potrebbe essere anche così, effettivamente. Poi comunque volevo aggiungere che con i members, quindi con i fan, a volte noi facciamo degli eventi di Suicide Girls dove ci vediamo, quindi i meet and greet? Più o meno, più sì. O meno, sì. Di solito sono serate in locali, però, quindi... Ma voi siete più allegri. Più serate, tattoo convention, dove vi fate vedere? La diciamo. Maggior parte delle apparizioni, come la Madonna, sono durante le convention di tatuaggi, perché comunque Suicide è per la maggior parte abbinato al mondo del tatuaggio. Comunque la maggior parte di noi ha tatuaggi. Ma infatti, cioè voi due siete pieni di tatuaggi. Ma non serve essere tatuate, non serve avere i capelli colorati e non... Sfatiamo un mito. Quindi anche noi potremmo fare... Ma scusa, Brian che voleva diventare una Suicide Girl, come fa? Sogno da bambino. Come lui fa? Ha tutte le carte in regola per diventare una Suicide Girl. Ti manca giusto una cosina. Come scegli il tatuaggio perfetto? Perché tu ne hai tanti. Tu hai scelto ovviamente di essere una ragazza tatuata, quindi una Suicide tatuata. Come scegli il tatuaggio perfetto? Perché... È una tela poi il vostro corpo. Se bippate posso bippa dire... Bippa tutto quello che vuoi. Va. Perfetto, ci fa molto piacere. Ma quindi non hanno un significato particolare? Zero, è puramente estetica, è tipo che ne so, in questo momento mi piace questa cosa, ok la faccio. Che ne so, il mio braccio è ispirato agli anni 80-90, quindi Gremlins. Ma anche Mary di questa idea? Io ho un'idea un po' diversa perché mi stufo molto facilmente, quindi per me i tatuaggi devono avere tutti un significato, altrimenti dopo 5 minuti basta, non mi piace più. Però io voglio sapere come vi siete conosciute, nel senso adesso siete amiche e quant'altro, ma com'è nata questa amicizia? Nella preistoria, sì, quando ho scoperto il fuoco. Esistevamo solo noi praticamente. Voi non esistevate perché noi siamo tutti degli esseri eterni. No, vi siete conosciute tramite il sito Suicide Girls? Sì, sì. Quante eravate? Due, tre? Quante eravate? Eravamo forse una quindicina. Forse, sì. Ma in Italia? In Italia, ovviamente, sì. certo. A livello mondiale eravamo tipo un 2000. Adesso probabilmente quanto saremo? 4000 quasi. E una sessantina in Italia. Sono veramente chi tantissime. Ha scritto a chi? Chi ha fatto il primo? Oh, ciao. Ci siamo conosciute nel forum. Sì. Ah. Carine. Comunque ragazzi, io sono qui con voi perché sono nerd, però neanche Riae scherza. Ah sì? Ma sì. Tipo, quali sono le tue passioni nerd? Allora, tutti i videogiochi della Nintendo. Sì. E poi Pokémon Go. Ah, se siete in giocare tu e lei allora in Italia. Abbiamo trovato. Siamo rimaste che... solo io e tu. Beh, non solo Pokémon Go, tutti Pokémon. Sì, esatto. In realtà, adesso che lei l'ha detto, anche a casa chi guarderà la puntata capirà che poi tornerà a giocare a Pokémon. Esatto, ovviamente. Anzi, se volete fare un gruppo con me, andare a sfidare le palestre, io ci sono. Cioè, tutti. C'è qualche incentivo migliore di questa tutti cosa? A giocare a Pokémon. Lo posso scaricare subito, ragazzi, tranquilli. Che squadra sei? Scusami, perché la sua. È blu. Ma tu partecipi a questo punto allora anche alle fiere del fumetto? Ti, sì, ti viene invitata? Sono stata ai Comic Con a San Diego, in Messico, un po' ovunque. Sì. Ma come ospite? O come ospite, come sì. Ospite, però sei, cioè, ti, diciamo sei nerd, quindi ti piaceva anche visitare per, diciamo gli stand? Sì, faccio un sacco di shopping, incontro disegnatori. Ho conosciuto Camilla Del Rico, una delle mie disegnatrici preferite. Poi sono stata in Messico alla fiera del giocattolo e ho conosciuto i disegnatori di Jurassic Park, di tutto il merchandising di Jurassic Park, che è il mio film preferito in assoluto. Ma, fantastico. Cioè, io ho notato una cosa meravigliosa, che è il tuo tatuaggio di Nightmare Before Christmas. Sì! Ed è da due minuti, l'ho notato due minuti fa. Ero... Oh, beh, però anche quello di Gizmo, non scherzo. Allora, penso che io adesso mi ricordo tutti i suoi tatuaggi. Proprio lui ha proprio lui ha memorizzato ha sviluppato la memoria eidetica in questa memoria.
quella di Sheldon, quella in cui memorizzi tutto. Ragazzi, che dire, con quello che abbiamo visto, con quello che ci hanno raccontato loro, la puntata sta diventando bollente, direi. Ma perché noi non eravamo abbastanza bollenti? Non badate a me, mi sto solo raffreddando. Quindi Brian, spiegati. Ma no, dai Dave, tu hai capito cosa intendo? No, non mi tirare dentro, Brian. Sì, vabbè, piuttosto, non è il momento del telegiornale? Avete un TG? Sul serio? Come siete avanti? Questo TG più che altro ci fa regredire. È un notiziario un po' particolare. Speciale! Bentornati al Raffo News, il notiziario che dice cose vere fino a prova contraria. E iniziamo subito tirando le orecchie a Brian della trasmissione Crossover Universo Nerd. Perché, chiederete voi? Beh, ma perché nonostante abbia espresso la sua intenzione di diventare un cosplayer, sappiamo che in passato ha già tentato questa strada, anche se probabilmente non vuole farlo sapere al mondo. Vi rinfreschiamo la memoria. Eccolo qui nelle vesti di Patrick del cartone animato SpongeBob. Beh, veramente non ricordo di aver mai fatto una cosa del genere. Io non mi ricordo di aver corso nudo per la strada coi tacchi a spillo. Eppure ci sono le riprese delle telecamere che lo dimostrano. Sì? No? 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 Scusate, avevano sbagliato numero. Passiamo dunque a una notizia di sicuro interesse. Il 15 novembre uscirà Animali Fantastici 2. Non vi facciamo vedere il trailer perché Warner Bros. Non ci ha dato una lira per farlo, ma abbiamo qualcosa di molto meglio. In collegamento dalla casa di Hollywood, signore e signori, Johnny Depp. Ma che Hollywood? Oh, questa ma torpigna attaresse, morete freddo. Oi Mario. Signor Depp, la trovo un pochino invecchiato. Ma dai, io sto Johnny Depp. Ma no, vedi che sono un animale fantastico. Vabbè, allora chi sa gli altri? Sarebbe bello te, sto s***o. Oh, ma dio un po' a questo. Molto bene, anche questo collegamento è finito a schifo. Ma quello non era il cane robot dell'altra volta? Ma chi è che sta a parlare? Chi è che parla? Oh, ma fatemi un po' i c***i vostri. A me ricorda più il bambino giapponese. No, a me sembrava un fantastico cane giapponese. Comunque, a quanto pare il tempo a nostra disposizione è già terminato. E dunque... Ma come? Se avevo appena cominciato! Lo so, ma purtroppo ho di meglio da fare. Un saluto e ricordate, tornando a casa dalla vostra ragazza, fatele una carezza e ditele, questa è la carezza del Raffo. E come il Raffo News, anche Crossover, giunge al termine. Ma ragazzi, come siete stati veloci? Ce lo dicono spesso, vero Dave? Sì. Cosa? Ma no, nel senso che ci dicono spesso nei commenti della pagina che vorrebbero puntate più lunghe. È come dice lui. Ringraziamo Reae per essere stata con noi. Ti prego, torna a trovarci. Grazie, è stato un piacere. E voi continuate a seguirci sui social, mi raccomando. Potrete commentare le puntate, i nostri video e le nostre foto a vostro rischio e pericolo. Quindi alla prossima puntata di Crossover Universo Nerd, il programma che dà voce alle vostre passioni.